Cominciamo a parlare di uno dei motivi principali per cui alle volte uno decide di collegarsi ad internet, e cioè dei social network. Dei social network, uso il plurale perché spesso quando si cita questo termine, cioè delle reti sociali, si pensa subito a Facebook, il social network per eccellenza, potrei dire, ma non è il solo. Quindi è necessario, è opportuno parlarne, capire. Però prima di vedere come funziona in dettaglio, ad esempio Facebook, lo vedremo nelle prossime lezioni, è importante avere a mente meglio di che si parla e sfatare anche qui alcuni miti, un po' come abbiamo fatto con la primissima lezione, i miti attorno ad internet. Sui social network c'è almeno un mito, uno dei principali da sfatare e da spiegare. Qual è il mito da sfatare? È quello di intendere Facebook, i social network in generale, una specie di piazza. No, si dice, ah, stai mettendo in piazza le tue cose private. Una piazza virtuale. Ora, questa concezione dei social network, ma in generale di internet, intesa in questo senso, non è vera. Cioè, proprio non è coerente a come stanno effettivamente le cose. Semplicemente. Per questo, cioè, seguiamo questa metafora della piazza, no? Virtuale o reale che sia. Andiamo nella piazza qui, a Piazza Catuma, qui di Andria. Io passeggio una certa ora e questa passeggiata la condivido con altre persone che casualmente incontro lì, non le ho scelte io di incontrare lì, me le trovo lì e magari vicino a me, a mezzo metro da me, c'è una persona che parla al telefono ad alta voce, quindi senza che io abbia deciso di ascoltare le sue conversazioni, mi costringo ad ascoltarla perché è lì, è a mezzo metro e parla ad alta voce. Questo è quello che succede nella piazza reale, nella piazza, virgolette, virtuale, nella presunta piazza, che piazza non è, dei social network. Queste dinamiche, questi meccanismi non esistono. Perché siamo noi a controllare ciò che vogliamo, con chi, ciò che vogliamo, vuol dire, esprimere, no? E anche, con chi vogliamo condividere le nostre conversazioni. Ma ecco, prima di arrivare a comprendere meglio, l'architettura, diciamo, l'idea di social network, facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire come siamo arrivati ai social network, come sono diventati i social network la principale applicazione del web, no? Tant'è che alcuni, ora, principalmente quelli che si affacciano adesso ad internet, pensano che internet sia Facebook, no? Cioè, coincidono quasi i due sistemi. In realtà, abbiamo imparato a essere su due livelli diversi. Facebook è una delle applicazioni del web. Ma come ci siamo arrivati? Beh, in origine c'era il web, il buon classico, vecchio web tradizionale, che esiste ancora oggi e anzi, domina ancora. Ed è quello rappresentato dalle pagine web, dai siti web, che su cui uno va e consulta, no? Di cui usa servizi e contenuti. Quindi io ho ad esempio una pagina web e questa pagina web in un certo momento è consultata da Tizio che sta usando un computer collegato ad internet, per esempio da Andria. Questa pagina web può anche essere consultata da Caio, se è sul suo computer e magari si trova a Roma. Non necessariamente nello stesso momento, eh. Spazio e tempo sul web non sono necessariamente coincidenti. Ma la stessa pagina web può essere letta, consultata da Sempronio o da Maria e così via, no? Quindi cosa avviene? Nella prima versione del web, quella classica, che appunto viene chiamata Web 1.0, c'è un modello quasi televisivo, no? Da broadcasting, no? Io
trasmetto, mando in onda sul mio sito web un contenuto, gli utenti interessati a quel contenuto lo consultano, no? Rispetto alla televisione, qui c'è la sincronia del tempo, no? Io in qualunque momento posso decidere di consultare la pagina web, però non ho consapevolezza di chi altri, insieme a me, nello stesso tempo o in momenti successivi, ha manifestato interesse su quel contenuto. Sono tutte persone potenzialmente interessanti anche per me perché sono persone che condividono un comune interesse, l'interesse della pagina che in quel momento noi stiamo consultando, no? E che quindi magari potrei trovare utile, con cui si potrebbe trovare utile dialogare, no? Da questa considerazione, da questa proprio specifica considerazione, è venuta fuori l'idea di, beh, senti, certo, in un programma televisivo, con un modello broadcasting televisivo, non è possibile far dialogare fra di loro gli spettatori, diciamo così. Però con internet, con il web, questa possibilità c'è. Beh, intanto possiamo cominciare a chiedere, a invitare al lettore, in questo caso, no, all'utente, al fruitore, di contribuire con un proprio commento, con una propria considerazione, ad arricchire la pagina, in modo che altri lettori possano, stimolati anche da quel tuo commento, fornire un suo ulteriore commento e così via, cioè cominciare a socializzare tra gli utenti che hanno trovato comune interesse nel contenuto rappresentato dalla pagina che tu hai pubblicato, tu sito hai pubblicato. Cioè, che succede? Che abbiamo, si affianca al contenuto, diciamo così, ufficiale, un contenuto informale rappresentato dai commenti dei lettori. Tizio, Caio, Sempronio, Maria e così via, i quali cominciano in questo modo a prendere consapevolezza del fatto che non si è soli davanti a quella pagina, ma si è con altri, si sta condividendo questa esperienza di lettura con altre persone e abbiamo così una prima bozza di socializzazione, appunto, cioè in questo caso rappresentata ad una sorta di discussione stimolata, inaugurata, contestualizzata dalla pagina web, come avviene nei cosiddetti blog. Ed è questo che questa nuova concezione, architettura del web, del sito web, che prende il nome di Web 2.0, cioè un web in cui al contenuto, diciamo così, ufficiale, si affianca, si integra il contenuto informale che è costruito dai lettori, dai fruitori. I social network stressano come dire, nel modo più estremo questo concetto, perché addirittura nei social network non abbiamo manco più il contenuto istituzionale. Quando parliamo di social network, e quando intendiamo social network non pensiamo solo a Facebook, c'è anche Twitter, c'è tanti altri. Parleremo in modo particolare di Facebook e lo vedremo in dettaglio nelle lezioni successive, ma non è solo Facebook. Ma prendiamo ad esempio Facebook. Qui cosa c'è? Non c'è il contenuto ufficiale rispetto al blog, rispetto all'idea del commento su un contenuto comunque redazionale, diciamo così. Non c'è proprio l'intuizione geniale che si è avuta con Facebook è di mettere a disposizione delle persone una bacheca, un foglio bianco e gli strumenti con cui riempirlo. Foglio bianco condiviso, cioè qui si stressa, si enfatizza, si esalta il fatto che ci sono più persone che hanno uno stesso interesse su vari argomenti e che quindi in forza di ciò vogliono tra loro creare delle relazioni, delle conversazioni, condivisioni, relazioni di tipo sociale, evidentemente, reti sociali, social network. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che Tizio dialoga, espone un proprio pensiero e lo vuole condividere con Caio. Perché proprio con Caio e non con altri? Con Caio perché Caio è una persona che conosce, una persona che non esattamente conosce fisicamente, ma con la quale ha una affinità o un interesse comune. Capite che come è diversa questa logica rispetto alla piazza? Io in piazza non decido quali conversazioni ascoltare.
Così come non posso facilmente, a meno di non bisbigliare, non posso decidere di condividere determinate conversazioni solo con una mia cerchia di persone. La piazza è piazza, il social network non è piazza. Nel social network la condivisione, la socializzazione viene svolta all'interno di persone che io controllo, la cui rete di contatti io decido e controllo, e posso anche decidere il livello, diciamo così, di propagazione delle mie condivisioni. Cioè, voglio che questa cosa la senta lui, ma non lui, e, ne altro, e magari tutti quanti o altri. Si può modulare, si può calibrare il livello della socializzazione. Quindi i social network rispondono in maniera puntuale, in maniera specifica a questa esigenza che ha l'essere umano, no? L'uomo come specie è un animale sociale, soffre, muore se rimane isolato da solo. Noi abbiamo bisogno di sviluppare continuamente relazioni sociali. E le relazioni sociali si possono esprimere sia dal contatto, diciamo, fisico, visivo e fisico, sia attraverso mediazioni, che non per questo dobbiamo definire virtuali, se per virtuale si intende qualcosa di artificiale, di non reale. Sono assolutamente reali, così come è reale una telefonata. No, nessuno dice quando sta telefonando sto facendo un'esperienza virtuale attraverso il telefonino. No. So, è vero che c'è una immaterialità, c'è una intermediazione di strumenti, di tecnologie varie, ma so che dall'altra parte non c'è un robot, c'è un essere umano in carne e ossa, che io magari conosco anche. Quindi quel tipo di interazione è assolutamente reale. I pensieri e le emozioni che si provano sono assolutamente reali, non artificiali. E questo quindi è il concept del Web 2.0 e in particolare nell'architettura di social network. Quindi non è una piazza, perché decidi tu con chi connetterti, cosa condividere e con chi. Quindi, ad esempio, io sono Tizio, questo qui, e decido di rimanere in contatto con Caio. Tizio e Caio formano una rete di contatti, una cerchia, se volete, di contatti. Un social network che si chiama Google Plus, tra l'altro, ha proprio usato questa terminologia, cerchia, no? Un insieme dei miei contatti. Facebook usa la parola amici, ma in realtà capite che è una parola grossa. No? Io sfido chiunque, sia per esempio su Facebook, a elencare tra i vari contatti, quelli che sono effettivamente amici, quelli che davvero può ritenere amici. Io personalmente faccio fatica a nominarne più di 5 volendo. Tizio, cosa significa questo? Il fatto che Tizio è nella stessa rete di cerchia di Caio, che hanno scelto loro di stare in contatto, che Tizio può condividere testi, immagini, video con Caio e decide che li possa vedere solo Caio e non altri che sono fuori dalla sua cerchia. Quindi Sempronio, che sta lì, non può ascoltare, neanche origliando, ciò che stiamo dicendo Tizio e Caio o altri che fanno parte della stessa rete. Però Caio può avere nella sua rete Sempronio. Perché magari è un suo amico. L'amicizia non è una proprietà transitiva, neanche i contatti non godono di proprietà transitiva. Quindi non è detto che se Tizio è amico di Caio, Caio è amico di Sempronio, Tizio è anche amico di Sempronio, non è detto. Però può capitare che si può avere interesse, lo può avere Tizio l'interesse, che è di condividere una cosa non solo con Caio, che è suo diretto amico, ma anche con l'amici di Caio, quindi con Sempronio. Ed è una scelta che i social network permettono di praticare. Quindi allargo, diciamo così, il raggio della condivisione. Ma è una scelta che fai tu, Non è un meccanismo automatico del sistema. Sempronio poi può avere anche una propria cerchia con Maria, che non è nella rete né di Caio e né nella rete, diciamo così, nella cerchia di Tizio.
Tizio potrebbe voler raggiungere anche Maria, cioè in generale decidere davvero in questo caso di mettere in piazza i suoi pensieri, cioè renderli pubblici e visibili a tutti coloro che fossero interessati alle, diciamo così, produzioni di Tizio. A quel punto, sì, allora ci avviciniamo a una dinamica di piazza. E anche questa è una funzione, un'opzione che i sistemi di social network permettono di realizzare. In particolare, io sto pensando a Facebook, che sarà oggetto, lo ripeto, della lezione successiva. Io per ora ho voluto così limitarmi ad introdurre la nozione di social network spiegando il fatto che non è una piazza. E se lo è perché tu hai deciso che sia così.